Grazie, quindi adesso a me il compito di continuare a coordinare. Siamo fuori rispetto ai tempi di circa un quarto d'ora, 20 minuti, quindi inviterei i relatori a rispettare i termini temporali previsti e chiedo al dottor Pasquale Cavallaro della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute di introdurre la propria presentazione dal titolo Salute e Sicurezza, aspetti di tutela. Ricordo che il Ministero della Salute concorre come autorità competente all'attuazione del Piano d'Azione Nazionale, ma è l'autorità nazionale competente per quanto riguarda l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari. Quindi il Ministero della Salute ha un duplice ruolo, nel senso che controlla a monte l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e in quanto autorità coinvolta nell'attuazione del Piano d'Azione Nazionale verifica anche a valle come l'uso dei prodotti fitosanitari può essere migliorato per tutelare la salute degli operatori, dei consumatori e anche l'ambiente. Prego, Pasquale. Beh, innanzitutto devo portare due saluti, due ringraziamenti e due scuse. I saluti sono quelli del mio direttore generale Rocco e i miei personali. I ringraziamenti parimenti del direttore generale Rocco e i miei personali per aver organizzato questo evento. Io personalmente ho iniziato proprio la mia carriera praticamente come bossista CNR, quindi mi sento un po' ritornato a casa. E le scuse sono ovviamente per l'assenza del dottor Rocco, voi sapete, il direttore generale della direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, e in questo momento la persona più direttamente contattata dal ministro in relazione all'organizzazione dell'Expo come argomento dell'alimentazione, per cui non è stato possibile il suo intervento oggi. Le mie scuse personali invece riguardano la presentazione corrente, perché è vero che la volevo fare scarna visto che non c'è molto tempo, però ho avuto un problema sul mio PC, praticamente si è crepato la disk, che è venuta oltre, più che scarna, ma scheletrica praticamente. Noi come Ministero della Salute, ovviamente per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, ci occupiamo a monte del loro impiego, quindi dell'autorizzazione alla loro emissione in commercio, tramite la valutazione preventiva dei possibili rischi che il loro utilizzo può comportare per la salute umana, per l'ambiente e per gli animali. Quindi, di conseguenza, diciamo, il nostro intervento è a monte, anche se poi chiaramente come autorità che gestisce i controlli e coordina i controlli sul territorio, abbiamo un ritorno pure a valle per quanto riguarda il piano coordinato sui residui, non soltanto nei prodotti vegetali ma anche negli alimenti di origine animale e quant'altro, e i controlli sul commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, per i quali abbiamo periodicamente delle ispezioni del FBO, che è il Food and Veterinary Office della Commissione Europea, che periodicamente fa controlli su tutti i paesi dell'Unione Europea per verificare come funzionano i loro sistemi di controllo a livello di territorio sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Quando noi dobbiamo autorizzare i prodotti fitosanitari, ci dobbiamo rifare a due articoli del regolamento 1107 del 2009, quello che gestisce proprio l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. E come vedete, il prodotto fitosanitario, per essere messo sul mercato, innanzitutto deve essere sufficientemente efficace, questo è dovrebbe essere ovvio, a volte non lo è. Chiaro che se una cosa non funziona è inutile mettere nell'ambiente qualcosa che è potenzialmente tossico e pericoloso se poi non ne traiamo utilità. Chiaramente non deve avere alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale direttamente attraverso l'acqua potabile, gli alimenti inagibili con l'aria. Quindi, come vedete, si parla di salute umana, però quando parliamo di acqua potabile e alimenti o aria, parliamo anche
di ambiente, chiaramente, quindi la salute umana intesa non in un contesto prettamente legato all'assunzione di un particolare residuo, ma anche al contesto in cui l'essere umano vive. Non deve avere conseguenze sul luogo di lavoro attraverso altri effetti indiretti, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi esterni. Non deve avere effetti inaccettabili sui vegetali, sui prodotti vegetali. Non deve provocare vertebrali da combattere, sofferenze, dolori non necessari. Questo la vedo un pochino opinabile concettivamente come concetto, però è previsto anche questo. Non deve avere un effetto inaccettabile sull'ambiente, e i residui non devono avere un effetto nocivo sulla salute umana e animale né sull'ambiente. Dal punto di vista nostro, le categorie da tutelare per quanto riguarda la salute umana sono due: consumatori e le persone esposte ai prodotti fitosanitari. Le persone esposte direttamente possono essere gli operatori, cioè coloro che direttamente applicano i prodotti fitosanitari in campo, i lavoratori, che sono coloro che fanno le operazioni dopo l'applicazione del prodotto, quindi la raccolta o altri tipi di operazioni in campo, e gli assanti, che sono soprattutto in un territorio molto parcellizzato come l'Italia, possono essere i titolari di campi di cibo, ma anche abitanti, residenti in prossimità di zone dove vengono fatti i trattamenti. Per quanto riguarda i rischi legati all'alimentazione, è interessante notare questo dato, che è un dato che viene dall'Eurobarometro, sono dati riportati nel 2013, non ne ho trovati più recenti, per cui si rifanno a interviste fatte nel 2012, quando l'Unione Europea era ancora a 27, non a 28, prima che fosse la Croazia. Ma quello che è interessante da verificare è che quando i cittadini europei sono stati intervistati in relazione ai rischi che loro percepiscono legati all'alimentazione, la principale voce riguarda pesticidi, residui in frutta, verdura o cereali. Questo nonostante il fatto che probabilmente rispetto ad altri aspetti elencati in questo, tutto sommato i pesticidi sono quelli più controllati, perché abbiamo procedure di autorizzazione che sono abbastanza oggettivamente stringenti, ancora peggio di quelle dei farmaci per certi versi, considerando l'introduzione dei criteri di cut-off con il regolamento. Vengono controllati, l'Italia fa un sacco di campionamenti per quanto riguarda la determinazione dei residui degli alimenti, e i livelli di residui sono fissati a livelli bassi, peraltro gli MRL sono valori legali e non tossicologici, per cui il superamento di un MRL comunque non significa che la persona esposta a quel residuo superiore praticamente a un MRL stabilito in via legale è automaticamente avvelenata, perché il valore tossicologico è un'altra cosa, cioè quello legale. Quindi, però, è chiaro che la percezione del consumatore è questa, e quindi quello che è il nostro compito è fare in modo che acquisisca una maggiore fiducia. Poi ci ritornerò dopo su questo argomento, però è indicativo questo dato. Dal punto di vista generale della valutazione preventiva al fine di tutelare i consumatori, perché chiaramente noi facciamo queste valutazioni, dopodiché stabiliamo degli MRL per i consumatori, per gli operatori, per i lavoratori stabiliamo tempi di rientro per i lavoratori, e per gli operatori le misure, i dispositivi di protezione individuali che è necessario ad operare le cautele. Chiaramente altre indicazioni sono date dalle frasi di rischio e consigli di prudenza e consigli di cautela in etichetta, però chiaramente man mano questa valutazione va sempre più affinata, tenendo conto delle avanzate delle conoscenze scientifiche e tenendo conto anche di quelle che sono le istanze che vengono dall'applicazione pratica dei prodotti fitosanitari, per cui ci si sta lavorando su diverse linee guida a livello di EFSA, soprattutto, che coordina, che è l'autorità europea per la sicurezza alimentare, che è quella che coordina la
valutazione delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, stanno per esempio lavorando per quanto riguarda i consumatori a revisionare la linea guida sui metodi di analisi dei residui, perché come sapete man mano i metodi diventano sempre più sensibili, sempre più specifici, per cui è possibile a questo punto andare anche a determinare alcuni parametri diversi sui metodi, al di là del discorso dell'accreditamento dei laboratori e quant'altro. Le linee guida devono prevedere quindi che i metodi devono essere robusti, specifici, sensibili e quant'altro, quindi si lavora anche nel contesto della linea guida. Inoltre stanno lavorando su una fase di prospettiva sugli effetti immunotossici dei prodotti fitosanitari come verificati nelle valutazioni delle sostanze attive, perché e questo può impattare sulla distanzione della dose acuta di cioè non della dose acuta di della dose giornaliera ammissibile, l'EPM, perché essenzialmente l'ADI si fissa tenendo conto degli studi a lungo termine, quindi gli studi di cancerogenesi oppure comunque di esposizione a lungo termine a 1 o 2 anni e gli studi di tossicità per la riproduzione per lo fetale, e da questi viene derivato poi un valore che si chiama NOAEL, che poi da cui deriva l'ADI. Però ci sono alcuni prodotti che possono avere degli effetti appunto di immunotossicità, che possono essere ritardati, effetti un pochino più nascosti, e quindi stanno cercando di verificare come è possibile tener conto anche di questi effetti nella determinazione dei dati. Chiaramente per gli interferenti endocrini, che sono un altro topic dove la Commissione europea sta lavorando attivamente, ha recentemente messo a disposizione sul proprio sito una cosiddetta roadmap che è stata possibile commentare fino a fine gennaio per quanto riguarda l'individuazione dei criteri per la verifica di questi interferenti endocrini. Anche questo sono lavori in corso che consentiranno, una volta avuti questi criteri, di affinare meglio le valutazioni preventive al fine di garantire una sempre maggiore tutela non solo dei consumatori in questo caso, ma anche degli operatori e delle persone non direttamente, cioè direttamente coinvolte. Per quanto riguarda il lato dei lavoratori e degli assanti, è in lavorazione una linea guida sull'esposizione combinata dalle sostanze chimiche per operatori, lavoratori e assanti. Questa ad aprile 2014 l'EFSA dovrebbe inviare la prima richiesta di commenti, peraltro qualcosa di simile sulla esposizione cumulativa ai residui lo si sta facendo per quanto riguarda la valutazione dei consumatori. C'è una linea guida in preparazione per la fissazione dell'AOL sistemico, e poi si è incominciato a introdurre una linea guida per la fissazione di un nuovo parametro di valutazione di rischio per gli operatori, che è la AOL. Praticamente che cos'è? La A iniziale sta per appunto, praticamente. In pratica, mentre l'AOL si basa sul concetto che il lavoratore che applica i prodotti sanitari lo fa a livello professionale e lo fa quindi in maniera ripetuta e continuata, no? Perché il prodotto può prevedere più applicazioni, ma non solo. Essenzialmente sono controversisti, per cui va a lavorare in un appezzamento, poi va a lavorare presso un'altra azienda agricola e quindi ripete questi tipi di trattamenti nel corso del tempo, e quindi la valutazione essenzialmente si fa sulla base degli studi a medio termine che prevedono una ripetitività praticamente nell'esposizione. In questo caso si parla di un'esposizione acuta, chiaramente parliamo di sostanze che hanno delle caratteristiche di elevata tossicità acuta. Quindi anche su questo punto si sta facendo diciamo, un certo tipo di considerazione analogamente a quelle che si erano fatti anni fa, quando accanto all'API si è stabilito di fissare il parametro del processo di riferimento. A livello nazionale,
nazionale nell'ambito dell'applicazione sia del regolamento 1507 ma anche di quelle che sono le specifiche indicazioni del decreto legislativo 150 di recepimento della direttiva 128, stiamo definendo le linee guida per l'individuazione dei prodotti destinati agli operatori non professionali. Questa è una cosa espressamente richiesta dalla direttiva 128, è previsto che occorre individuare queste linee guida. Abbiamo predisposto una bozza di queste linee guida, una bozza di decreto di attuazione di queste linee guida e speriamo in tempi relativamente rapidi di poter pervenire alla pubblicazione di questo decreto che comunque è concerto anche con il Ministero delle Politiche Agricole e dell'Ambiente. È stata messa su una linea guida anche per i requisiti dati per l'autorizzazione di bioadiuvanti di prodotti fitosanitari. Peraltro questi bioadiuvanti di prodotti fitosanitari sono previsti anche dal regolamento 1107. La Commissione europea non ha ancora incominciato a lavorarci, noi una volta l'abbiamo fatto questo lavoro, l'abbiamo tradotto in inglese e l'abbiamo presentato alla Commissione europea per commenti, anche perché come c'è la percezione dei consumatori nei confronti dei pesticidi, c'è la percezione dell'Europa nei confronti dell'Italia che è sempre quella che praticamente è in ritardo, facciamo i conti. La lotta integrata si fa da più di 25 anni, però magari la percezione in Europa è che l'Italia ha difficoltà ad applicare la lotta integrata obbligatoria. I residui in Italia li fissiamo dal 1983, in Europa dal 63, in Europa dall'80, però l'Italia pare che il paese che non applica, che non riesce a fare i controlli sui residui, e ce ne sono tanti altri, no? Senza voler andare a polemizzare, no? L'Italia è il paese dove le compagnie di navigazione mettono le navi in Manaschettino, poi dopo scopriamo che in Germania le compagnie aeree mettono gli aerei a Lubitz, quindi poi alla fine, per cui quando possiamo essere propositivi cerchiamo di farlo con molto piacere. È in corso la riclassificazione dei prodotti fitosanitari secondo il nuovo sistema previsto dal regolamento CE 1572/2008 e questo coinvolge una certa quantità di prodotti che vanno riclassificati. Chiaramente tutte le nuove autorizzazioni sono già emesse sul mercato con la nuova etichettatura che comunque è in vigore a partire dal 1 giugno del 2015. A livello comunitario si sta individuando una lista di coformulanti indesiderati nella formulazione dei prodotti fitosanitari, perché a volte noi fissiamo l'attenzione sul principio attivo, ma può essere il coformulante peggio del principio attivo per quanto riguarda poi le azioni sia tossiche sull'uomo sia indesiderabile sull'ambiente. Questo è previsto dall'articolo 27 del regolamento 807. E poi finalmente a gennaio sono state approvate le fine tre sostanze cosiddette a basso rischio da parte della Commissione europea, e quindi sono sostanze che in qualche modo sono incoraggiate ad essere adoperate anche dal fatto che la loro autorizzazione a livello europeo dura 15 anni e non 10 anni. Detto questo, voglio ritornare sul concetto di percezione di aumentare la fiducia dei consumatori, la fiducia in generale. Chiaramente la fiducia non va aumentata sul prodotto fitosanitario, no? Per cui non è che chiamando l'agrofarmaco aumenta la fiducia. La fiducia del consumatore deve aumentare nei confronti nostro, delle istituzioni come sistema. E quindi per fare questo è necessario, visto che il loro utilizzo comporta, coinvolge le competenze di salute, di ambiente, dell'agricoltura, ma anche praticamente le conoscenze del mondo dell'industria, del gruppo economico, quindi è chiaro che occorre una cooperazione e un'unità di intenti di tutti i soggetti coinvolti, anche perché le risorse sono poche e quindi non ci possiamo permettere di sprecarle, magari di fare duplicazioni di lavoro quando praticamente stiamo
se uno sa fare una cosa è inutile che la faccia un'altra, ma più è bene coordinarsi e sapere cosa sta facendo uno e cosa sta facendo l'altro, proprio da avere azioni coordinate. L'aumentata fiducia nelle istituzioni poi di riflesso può diventare anche una maggiore fiducia nel lavoro che fanno le aziende, che chiaramente devono produrre utile, però se la percezione che viene fuori e che lo fanno rispettando le regole in maniera responsabile, aumenta la fiducia in tutto il sistema Italia. Per cui alla fine quello che noi dobbiamo fare come analisi, sia preventiva quando rilasciamo l'autorizzazione, ma anche nel prendere le decisioni, è di avere comunque un'ottica non soggettiva, emotiva e razionale, in una parola, fatemelo dire, politica, ma dobbiamo avere una visione, un approccio di tipo analitico, scientifico, razionale, in una parola, oggettiva. Detto questo, non